Ad Ercolano da oggi aperte le porte delle scuole dell'infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, ma i genitori, ancora fortemente preoccupati dalla situazione epidemiologica territoriale, scelgono di lasciare i bambini a casa. A Torre del Greco invece la linea precauzionale di cautela, scelta dal primo cittadino Giovanni Palomba, vede ancora i bambini impegnati nelle lezioni a distanza. Un'apertura amara, commenta il prese dell'istituto Giulio Rodinò di Ercolano, Velio Scarane, che conta questa mattina presenti in aula 17 studenti su oltre 300. Parliamo veramente di poche decine per ogni scuola. È un dato che noi abbiamo preso come veramente un segnale forte di viaggio. La frequenza che avrebbe dovuto prevedere tra scuola dell'infanzia, prima e seconda scuola della primaria, avrebbe dovuto prevedere circa 300 alunni, ci troviamo con 17. Procedono invece ancora in lezioni online le classi delle scuole di Torre del Greco. Facciamo il punto della situazione con la maestra Rossella Scione dell'Istituto Pie Filippini. Ci troviamo all'inizio di un anno scolastico particolare per questi bambini di prima elementare, di classe prima. Essendo piccoli, non sono del tutto autonomi e quindi hanno bisogno comunque della presenza di un genitore in DAD. Ovviamente parliamo di bambini che devono imparare a leggere, a scrivere, a contare e queste attitudini all'inizio anno sono state interrotte. Il peso maggiore ce l'hanno sicuramente i nostri bambini di prima e anche di seconda, effettivamente, perché comunque, per non parlare poi della scuola dell'infanzia, quindi è una didattica che non è didattica, non si può chiamare didattica in questo senso. Veramente la scuola ha investito tanto e tarparle le ali a nemmeno un mese di inizio anno scolastico, ripeto, è stato uno shock, perché pensavamo veramente di poter proseguire così, visto che comunque le scuole, ripeto, penso sia la mia che anche quella del dirigente, sono ovviamente preparate per questa situazione, sono sicure e è un ambiente che viene sanificato costantemente e sono veramente scioccata dal fatto che purtroppo non abbiamo riaperto anche per questi 10 giorni.